Allora ragazzi, sono Lorenzo Valentini e sono un Growth Strategist dello sviluppo sostenibile. La mia grandissima passione è quella di utilizzare le stesse strategie della natura all'interno dei business e dei progetti per avere successo. Questa mattina mi sono svegliato presto per spiegarvi quali sono due grandi problemi o due grandissime leve per il successo che, se ottimizzate, ci permetteranno appunto di raggiungere dei grandissimi risultati. Sto parlando dell'ottimizzazione del tempo e della complessità. In poche parole, cosa succede? Che quando noi creiamo un ecosistema, più andiamo avanti nei vari percorsi, nei vari step che ci permettono di far crescere, no, questo ecosistema, cioè prima iniziamo a avere un'idea, la progettiamo, la mettiamo su carta e iniziamo proprio attivamente a mettere proprio energia nel fare tutti quanti questi step che abbiamo deciso, a quel punto il sistema diventa sempre più complesso, l'ecosistema che stiamo creando diventa sempre più complesso. Se io per esempio penso a una delle aziende che seguo, BioApi, all'inizio era semplicemente un marchio di prodotti apistici. Apis Nature. Poi piano piano questo marchio si è espanso ed è diventato il Befriendly Campus, un centro di formazione per apicoltori sostenibili. Poi è diventato il Befriend Day, una giornata dedicata l'anno a quel tipo di apicoltori, al problem solving. Poi è nato il Resilient Bee Project, un progetto di tutela dell'ape selvatica. E poi è nato il Biodiversity Friend Beekeeping, una certificazione che certifica che le aziende apistiche, ma ci sono anche per le aziende agricole, facciano veramente qualcosa per la biodiversità. Quindi, come vedete, questo primo nucleo, che era composto soltanto dal marchio apistico, piano piano si è espanso ed è diventato, si chiamano tanti piccoli asset. Ma più l'ecosistema cresce, più aumenta la sua complessità. E quindi diminuisce anche il tempo che noi abbiamo a disposizione. Io vedo tantissime persone, veramente anche molto vicine a me, che fanno sempre delle scelte imprenditoriali, non che vanno a liberarle del loro tempo, da quello che loro hanno, ma che vanno a occupare ancora di più il loro tempo. Il segreto, se così si può chiamare, nel raggiungere dei risultati importanti in lungo periodo è fare in modo di avere sempre più tempo e di guadagnare sempre di più. Però devo fare una precisazione: io non credo assolutamente nelle rendite passive. Non ci credo perché comunque dovrai mettere energia in un lavoro se vuoi ottenere dei risultati. La passività non esiste mai. Non è possibile essere totalmente passivi, stare lì fermi, seduti sul divano e aspettare che arrivino i soldi che noi abbiamo investito. Anche se stai giocando in borsa, anche se hai investito su tipi di aziende che hanno comunque un profitto più passivo rispetto a tanti altri, comunque non è passivo al 100%. Perciò, innanzitutto, tutto ciò che tu farai all'interno della tua azienda, all'interno del tuo business, sarà quello ad un certo punto di avere più tempo e più guadagno. Anzi, ti dirò di più: preferisco guadagnare meno e avere più tempo, perché quel tempo lo posso investire in altre cose, cose che per esempio mi piacciono, ma anche ad altre cose che mi permettono di dedicarci più tempo e quindi di fare poi un lavoro migliore di maggior qualità. Perciò, ricapitolando, più la complessità aumenta, meno tempo abbiamo. E che arma abbiamo per fare in modo che questo tempo possa diventare sempre più nostro? Ed è qui la differenza che c'è un po' tra il freelance e l'imprenditore. L'imprenditore è colui che delega. Un ecosistema senza delega non può esistere, perché nel momento in cui io apro una relazione, apro un nuovo asset, apro un nuovo marchio, devo poter delegare, perché se io sono dentro quel marchio, non sono su quell'altro e non riesco a poter dare gli stessi risultati. Ma non solo, se noi non deleghiamo, nel momento in cui magari il nostro ecosistema funziona, il nostro ecosistema è vendibile, lo vogliono acquistare, noi a quel punto dovremmo vendere il nostro asset, la nostra azienda, il nostro ecosistema con l'imprenditore dentro. Perché se non c'è più l'imprenditore, crolla tutto quanto il sistema e questo non va assolutamente bene. Quindi, prima regola per avere tempo, innanzitutto, è vivere delle proprie passioni, perché soltanto quando vivi delle tue passioni, fai quello che ti piace veramente, allora non sentirai mai di non avere tempo, di sprecare veramente il tuo tempo. E credimi, questa è una sensazione che io ho provato per tantissimi anni. Il secondo step è quello di ottimizzare le risorse all'interno dell'azienda, sempre partendo dalla comunicazione. Tantissime aziende spendono, e mi dispiace dirlo, tantissimi soldi sui loro mezzi del lavoro. Cioè, faccio l'agricoltore, mi compro un trattore strafigo, mi compro una zappa strafiga, mi compro il meglio che c'è a livello di strumenti, ma poi si scordano di investire nella comunicazione. E poi cosa succede? Che chiamano me. Mi chiamano a me quando ormai il sistema è largamente compromesso. Quindi la prima cosa su cui devi investire è la tua identità. Ottimizza la comunicazione, ottimizza la tua identità, il tuo posizionamento, brand positioning. Una volta che hai ottimizzato il posizionamento, allora puoi ottimizzare tutto all'interno della tua azienda. A quel punto, una volta che hai ottimizzato tutto, c'è bisogno di delegare. Delegare in maniera efficace. Ci sono tantissimi strumenti, come per esempio le procedure standard. Tutte
quante le aziende grandi hanno le procedure standard, che è un tomo solitamente in cui sono scritte tutte quante le procedure del delegabile, in che modo si fa un lavoro, filo per segno, step by step. Io per esempio utilizzo, ma come tantissimi altri marketer, non sono il primo assolutamente a utilizzarle in Italia, è quello di fare delle landing page, delle pagine web, dove all'interno ci sono tutta quanta una serie di video dove possiamo andare a formare la nostra clientela. Per esempio adesso sto creando una landing page appositamente per gli agenti che lavorano con il marchio della nostra azienda, e in questo modo io li posso formare, mettere al centro il cliente, mettere al centro sempre la relazione. Quindi cosa permette veramente il successo, comunque il raggiungimento di alcuni risultati all'interno dell'azienda? L'ottimizzazione del nostro tempo. Più tempo abbiamo e meglio riusciamo a lavorare su determinati progetti, e meglio possiamo concentrarci come imprenditori nella strategia, perché l'imprenditore è colui che cura la strategia. Ed è importante, quando si va a delegare, a persone che siano veramente competenti, perché la complessità ad ogni step, ad ogni salto, io lo chiamo salto quantico, ogni salto quantico che l'ecosistema fa, c'è bisogno di risemplificare la complessità, perché se noi lasciamo la complessità così com'è, rischiamo di far crollare tutto quanto il sistema. E attenzione, la maggior parte delle aziende grandi si trova in questo problema, perché vi immaginate ad un'azienda grandissima che ha un certo tipo di identità e ha creato tutta quanta una linea di produzione per quell'identità. Si vede cambiare il mercato e non ha fatto nulla per assecondare questo cambiamento. Che cosa succede? Che nel tempo il sistema rischierà di collassare, perché cambiare tutti quanti questi procedimenti, queste procedure, richiede veramente tantissimo tempo, treco di energie, soprattutto energie che potevamo spendere in altro modo. Perciò ogni volta che ti capita comunque un lavoro, che ti capita un cliente, che ti capita di costruire un business, di creare un procedimento, ottimizzare un procedimento, fatti sempre questa domanda: questo procedimento mi porterà nel lungo periodo ad avere più tempo? E quello che io adesso sto investendo, che non vedo un ritorno immediato, mi darà nel lungo periodo un beneficio? Queste sono le due domande che più di tutte tu ti dovrai fare, perché saranno quelle che ti permetteranno di ottimizzare e renderti la persona speciale che c'è bisogno all'interno di un ecosistema, quella dell'imprenditore, una persona che è importante al sostentamento del sistema, ma non è sicuramente necessaria.